Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. E nel mio ultimo articolo su Medici Italia parlo di un argomento ormai molto diffuso nel web, anche perché attualissimo, la malattia da Covid, ma riguardante le vie urinarie. Ormai sappiamo come questo coronavirus, che appartiene a una famiglia numerosa, vi sono 100 specie di coronavirus, di cui 7 possono essere dannose e letali per l'uomo, e di queste 7, 4 si distinguono per la localizzazione prettamente a livello polmonare e cardiovascolare. Conosciamo tutti i quadri drammatici di insufficienza respiratoria e di impegno cardiorespiratorio nel paziente debilitato colpito da questa forma virale. Quello che però si è evidenziato e ormai codificato è che il virus può attaccare facilmente anche l'organo renale. Per quale motivo? Sappiamo che la via d'ingresso sono i recettori che identifichiamo con l'enzima ACE2. È un enzima che nel corpo serve, rientra nella catena metabolica, diciamo nella produzione di molecole, l'angiotensina essenzialmente, che serve a una regolazione della pressione arteriosa. L'angiotensinogeno viene convertito in angiotensina 1 e poi in angiotensina 2. La conversione da 1 a 2 avviene proprio grazie all'azione di questo enzima. Questo enzima però fa da porta d'ingresso, forse quasi potremmo dire da cavallo di Troia, insomma, la porta d'ingresso per gli spike del virus, permettendone l'entrata. Il rene, e in qualche articolo precedente avevo parlato anche del testicolo, il rene contiene una quantità importante di questi siti, di questi enzimi ACE2. Per cui molto facilmente nella persona predisposta potremmo avere anche malattie del rene. Vengono colpiti essenzialmente i tubuli renali. La patologia quindi può iniziare anche in maniera molto subdola, dando quelli che sono i primi segnali di sofferenza e di insufficienza renale, come ad esempio la presenza di proteine nelle urine, perché la barriera, no, il filtro inizia a perdere la sua capacità filtrante, l'ematuria, che può identificare tantissime patologie, anche shock, come sappiamo, anche più gravi, e chiaramente un quadro metabolico che si associa alla scarsa funzione renale. In primis, a livello di esami del sangue, sappiamo il rialzo della creatinina. Quindi teniamo conto anche di questa possibilità, non solamente un'aggressione a livello cardiorespiratorio, ma anche associata una aggressione del sistema di filtrazione renale, per cui il paziente potrebbe avere un doppio impegno. Questo chiaramente purtroppo rende più suscettibili i pazienti già affetti da patologie renali. Non è mai mio piacere dare queste informazioni di tipo pessimistico, di solito mi piace informare su quelli che sono alcuni aspetti del nostro corpo, delle nostre patologie, ma è un momento molto importante e purtroppo potrebbe succedere che anche persone vicino a noi possano presentare sintomi anomali, dobbiamo essere quindi pronti a identificarli anche perché presi in tempo possiamo chiaramente assistere la persona. Con questo vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci vediamo nei prossimi video. Buona giornata a tutti.